raccontaci un po' la partita. Cosa... Voglio cominciare ringraziando Iannilli, che martedì ha preso una clamorosa distorsione al pollice della mano destra, non ha saltato un allenamento, ha stretto i denti, e Barantini, che ancora questa mattina ha fatto l'ecografia perché si rischiava una contrattura forte al flessore della coscia destra. Hanno stretto i denti, sapevamo di avere una rotazione un po' più corta del previsto. Abbiamo spostato la partita cercando di tenere i punteggi bassi e difendendo forte. Direi che per tre quarti di partita abbiamo difeso molto forte, tra collettivo e individuale. Le scelte erano quelle preparate e giuste. Alla fine un po' abbiamo pagato il fatto che eravamo un po' stanchi. Qualcuno come Samoggia è in piena fase di precampionato perché è stato fermo 50 giorni. Però noi sapevamo dopo un mese di non aver fatto né i risultati né le prestazioni da fortitudo. Abbiamo avuto la capacità di leggerci dentro con molta onestà a partire da martedì e abbiamo provato a fare una partita per il nostro calendario, ma anche per il nostro pubblico, la fortitudo. Mi sembra che ci siamo riusciti e dedichiamo questa partita a questi tifosi che ci hanno raggiunto da tutte le parti. Chiediamo scusa ancora per Costa Volpino, dove abbiamo giocato solo due quarti. Oggi ti abbiamo dato una buona soddisfazione. Spero che questo ci serva per il morale di tutti per cominciare il nostro campionato. E questa è la tua fortitudo, quindi? Col suo atteggiamento, con lo spirito, quella cattiveria che hai tanto detto nel corso di questa settimana. Io credo che la squadra si sia battuta. Avevo promesso e ho promesso una squadra che ci prova, che si batte. Mi sembra che oggi non abbiamo trovato nessuna scusa e nessun altro. Io posso essere criticato come volete dal punto di vista tecnico, viva Dio, ci mancherebbe altro che io non possa essere criticato, però se mi permettete vorrei essere rispettato come uomo, non sono un uomo da scuse, la mia vita scrive che io ho sempre affrontato le cose in faccia e non ho mai nascosto le mie responsabilità, per cui dire che io vivo dietro gli alibi mi sembra francamente poco rispondente alla mia persona. Per il resto sono sicuramente un allenatore che commetterà, spero, meno possibili per la fortuna, tanti errori. Però cercherò di battere e di costruire una squadra che si batte col cuore come oggi. Due parole su Montano. Oggi ha giocato più di 30 minuti, immagino, cioè, non ho guardato la statistica. Non sono incline a dare dei voti particolari, ho fatto l'eccezione per Iannilli e Valentini solo perché venivano da una situazione precaria a livello fisico. Io direi che oggi lui ha preso delle buone iniziative, però non mi piace parlare dei singoli, lui è uno dei gruppi, uno forte del gruppo in cui io e Anconetani abbiamo creduto quando abbiamo costruito questa squadra. E quindi lui sta facendo quello che noi ci aspettiamo, lui può solo crescere. E lo sa che quando io lo riprendo è perché io credo fortemente in lui e lui deve essere stimolato a non essere mai soddisfatto di se stesso, perché questa è una prova da Montano di quelli che io mi aspetto. Non parli mai degli arbitri, però stasera un po' ti ha fatto arrabbiare. Tra l'altro il tecnico alla panchina. Mi sono chiesto se esistono due regolamenti, uno in Serie A, uno per la pallacanestro e uno per quello di oggi, non ho detto niente. Io stavo parlando con Valentini perché, come avete visto tutti, ci sono le riprese televisive, io non offendo mai nessuno. Ho parlato con Valentini perché Valentini ha fatto l'ecografia, ha giocato tanti minuti e io volevo sentire come stava. Se sono entrato di mezzo centimetro a due minuti dalla fine, rischiare di condizionare una partita per un tecnico di questa portata, secondo me, è francamente molto imbarazzante. Non ho capito quali siano le regole che dettano una omogeneità di valutazione tra la Serie A, la Serie B, la Serie C, la Serie D. Questo, francamente, qualcuno poi mi ha detto. Posso? Ok, grazie. Grazie.